percorso che ogni estate Giancarlo ci propone è sempre molto variegato e stimolante. In questa occasione abbiamo scelto la bellissima area delle Orobie orientali. Faremo un percorso d'anello che inizia e termina in Val di Scalve. Si parte da Ronco di Schilpario e si raggiunge il rifugio Tagliaferri. Il giorno successivo si tocca il rifugio Consoli ed il terzo giorno si ritorna in Val di Scalve. Il percorso è molto ricco di flora e fauna e frequenti sono gli avvistamenti di animali. I sentieri sono abbastanza semplici e ben segnati, non sono richieste attrezzature da roccia. La quota minima è di 1075 metri, mentre la massima è 2680 metri, che si raggiunge al passo Bondione. Da una quota di 1075 metri raggiungeremo il rifugio Tagliaferri a 2328 metri. Il percorso, contrassegnato col numero 413, segue una bella mulattiera realizzata dai militari nel 1917 durante la Grande Guerra. Siamo all'inizio del sentiero delle Orobie orientali. Partiamo da Ronco di Schilpario. Via. Ok, ciao. Ciao. Dopo un breve tratto pianeggiante si entra in un fitto bosco di abeti rossi, ai quali si sostituiscono poi il pino mugo, gli ontani e i noccioli. Dopo un paio d'ore di cammino nella valle del Vo, si giunge nei pressi dell'alpeggio del Venano. Con un comodo ponte si attraversa il torrente e si transita davanti alla baita Venano di mezzo, per poi affrontare un tratto particolarmente suggestivo di mulattiera ricavato artificialmente scavando la roccia. Il nostro itinerario prosegue transitando davanti alla baita, percorrendo tutto il pianoro denominato Conca di Venano di Sopra, finché, superato l'alveo del torrente, ricomincia la salita. Qui è facile avvistare colonie di marmotte sempre allerta e si possono ammirare diverse varietà di fiori alpini.
Seguendo un lungo traverso ci si porta ad un pianoro roccioso, solcato da alcuni ruscelli, da cui si domina varie cime. Quest'ultima parte di mulattiera, inizialmente in leggera salita ma poi pianeggiante, è lunga 2 km ed è stata ricavata scavando artificialmente la roccia. Poco prima del rifugio si incontra il bivio con il sentiero per il Curò e il Pizzo Tornello. Superato l'evidente intaglio nella roccia, la strada si divide. Scendendo in pochi minuti si arriva al rifugio Nani Tagliaferri. Il rifugio è molto accogliente e ben gestito da Francesco Tagliaferri, fratello di Nani Tagliaferri, alpinista della Val di Scalve, morto sulle Ande nel 1981, a cui è dedicato lo stesso rifugio. Se si escludono i bivacchi, il Tagliaferri è il rifugio più alto delle Orobie, oltre ad essere il più distante da raggiungere da una strada asfaltata. La zona è sotto tutela della riserva faunistica dei laghi Belviso e Barbellino. Ieri sera abbiamo mangiato veramente bene. Grazie a voi che andate in montagna. E Francesco, ti ringrazio anche per le grappe. La seconda tappa, che si percorre in 5 ore di cammino, parte dal rifugio Tagliaferri, raggiunge il passo di Venano e successivamente il passo Bondione, che con i suoi 2680 metri è il punto più alto del nostro tour. Da qui inizia una ripida discesa fino al lago del Barbellino, a quota 1862, dove sorge il rifugio Consoli. Dopo aver atteso a lungo che la pioggia cessasse, lasciamo il rifugio Tagliaferri in direzione del passo di Belviso, che raggiungiamo in circa 40 minuti. Con un ripido sentiero ci siamo abbassati fino all'incrocio con il tracciato 410, proveniente da Pianezza, attraverso la Valle di Vino. Carlo, dove stiamo andando adesso? Tappa a Rifugio Consoli. Da qui si inizia una salita di circa 300 metri, che ci porterà fino al passo di Bondione, a quota 2680 metri. Circa 2 ore e 30 minuti di cammino abbiamo la piacevole sorpresa di avvistare un gruppo numeroso di stambecchi. Lo stambecco delle Alpi, dal nome scientifico Capra ibex, è un bovide di medie dimensioni, caratterizzato da forme robuste e pesanti. I maschi adulti hanno un peso che oscilla nel corso dell'anno da un massimo autunnale di 100 kg a un minimo primaverile di 65 kg. Di taglia più ridotta, la femmina ha un peso compreso tra i 45 e i 65 kg. Dal passo di Bondione inizia la lunga discesa che ci porterà fino al lago Barbellino.
Ora riprendiamo la marcia verso il lago Bardellino, il rifugio Curò e la nostra destinazione finale che è il rifugio Consoli, dove passeremo la serata e ovviamente la nottata. Dobbiamo ora scendere lungo la vallata retrostante fino al lago Bardellino, che è a 1900 euro di metri. Una buona discesa sperando una piova. Cinque volte all'anno, quando viene aperto l'invaso del Bardellino per mezz'ora. Siamo stati qui al rifugio Consoli, ci siamo trovati molto bene. Chiediamo ai rifugisti qualche informazione sul rifugio. Niente, rifugio nella conca del Bardellino, 25 posti a dormire, cucina tipica del posto. Buona! Niente, siamo aperti da giugno fino a settembre tutti i giorni, poi fino a ottobre tutto fine settimana e comunque anche da maggio a giugno solo fine settimana. La terza ed ultima tappa è la più lunga del nostro itinerario.
Si parte dal rifugio Consoli, nei pressi del lago Barbellino, e attraverso il passo della Manina si giunge fino a Teveno, in Val di Scalve. Nella fase iniziale si segue il sentiero 306, sopra l'abitato di Val Bondione. Successivamente, attraverso il sentiero 304, si passa nella valle di Lizzola, percorrendolo fino a Passo Manina, circa 1800 metri. Da qui, seguendo il tracciato 407, si guadagna un altro centinaio di metri, per poi scendere di circa 800 metri fino a Teveno. La si percorre in 6 ore e mezza e quasi 15 km di cammino. Il dislivello in salita è di circa 1000 metri, mentre in discesa è veramente notevole, 1760 metri. Thank you.
spalle vedete la Malga Barbarossa. L'abbiamo raggiunta con un'oretta di strada dal passo di Manina, dal passo di Manina, quindi scendiamo verso Pezzo. C'è la Malga Bassa di Barbarossa. Stiamo scendendo verso Tavino. Abbiamo ancora circa 300 metri di dislivello ed è più di un'ora che stiamo scendendo per questa maledetta strada cementata. Sarà bellissimo quando lo racconteremo, ma adesso vi garantisco che le ginocchia sono quasi cotte. Ecco lo scorcio tipico del paese di Tavino, nota ed amena località turistica. Dopo 6 ore e 20 di cammino siamo arrivati finalmente a Tavino. È stata una camminata impegnativa, però devo dire abbiamo visitato i posti veramente. Il tempo ci ha assistito notevolmente, viste le previsioni che davano veramente brutto per oggi. Esatto, abbiamo avuto il tempo bellissimo nella prima parte e un po' nuvoloso, qualche goccia di pioggia in questa parte. Qui a Tavino cercheremo di... In teoria dovremmo andare a Colli, a piedi, però qui a Tavino cerchiamo magari di adescare qualcheduno che ci possa dare un passaggio per evitare la lunga e faticosa camminata sull'asfalto fino a Colli.